Io sono Daniele. Io sono Anna. E benvenuti nel nostro canale. Qui troverete delle riproduzioni di oggetti fatti ovviamente con le tecniche antiche, tutorial e ovviamente iscrivetevi. Come diciamo sempre, meglio vivere il Medioevo piuttosto che parlarne solamente. Oggi affronteremo un argomento molto importante, soprattutto essenziale nella vita del Medioevo, ovvero le corde. La costruzione della corda è una metodica molto specializzata in quel periodo, in realtà un po' in tutta la storia è un lavoro molto molto specializzato, ma poteva capitare sul campo di doversi costruire una corda con dei materiali trovati sul campo o dei materiali che erano stati preventivamente preparati e poi utilizzati. Questi materiali potevano essere dai tendini animali, pure in questo caso abbiamo della canapa per comodità, giusto per farvi vedere la metodica, ma è praticamente uguale. L'unica differenza è che prima veniva cardato, dopodiché veniva filato e fatto ovviamente la corda. In questa sede eviteremo la cardatura spiegandola poi in un video futuro per far vedere come si filava un filo nell'effettiva maniera. Quindi partiremo da dei fili già fatti, quindi come se fossero già cardati e filati, e procederemo alla creazione della corda. Dunque, per fare una corda noi abbiamo bisogno del nostro pezzo utile, in questo caso vi ricordo è della canapa per tubi, una banalissima canapa per tubi, ma possono essere, come ho fatto vedere prima, anche tendini. Dopo magari faremo vedere un pezzettino di corda fatta con i tendini. Va piegata a metà e vanno torti i due capi fino a quando non si forma un occhiello. Vedete? Lo faccio rivedere così. A questo punto si blocca l'occhiello, si torce in avanti un capo e si manda all'indietro l'altro capo. Si continua questa operazione, si torce in avanti un capo e si manda indietro l'altro. Questo per quale motivo? Perché la rotazione naturale deve essere uguale per tutti e due i capi, infatti torco sempre in avanti e poi porto all'indietro entrambi i capi. Se noi facessimo questa operazione automaticamente vedremmo che la corda tende ad avvitarsi nel lato opposto, infatti vado avanti e torno indietro, continuando. Così noi cominciamo a vedere che la corda tende a crearsi. Qualunque tipo di corda veniva fatta in questa maniera, ovviamente venivano utilizzati macchinari ben diversi, ma la metodica era sempre quella di avvitare su se stessi i due capi, i due trefoli, per poi creare ovviamente la corda. Solitamente le corde hanno tre trefoli, in questo caso noi ne facciamo uno a due. Se avessimo un ulteriore trefolo ovviamente avremmo un passaggio in più da fare, quindi gireremo uno, gireremo l'altro e gireremo ovviamente il terzo. Nel momento in cui noi arriviamo a esaurire uno dei due capi, ovviamente la corda non può finire, per cui andiamo a prendere un altro pezzetto e lo andiamo a sovrapporre sul pezzo corto, facendo sì che una parte vada a sovrapporsi anche sul pezzo lungo. Questo darà maggior sicurezza nel momento in cui noi andremo a tirare la corda in fase finale, in fase di utilizzo, evitando che si sfibri da sola. E anche quando questo pezzo tende a esaurirsi, noi andiamo a mettere sempre un altro pezzettino sulla zona corta, sovrapponendola anche sulla zona lunga, ripetendo sempre questo nostro movimento. Bisogna stare
attenti in questi passaggi a mantenere la corda sempre della stessa dimensione, perché durante la fase di sforzo tutto il peso, tutta la fatica andrà sulla zona più debole. Quindi avremo una corda più debole, avremo una corda che tenderà a sfibrarsi. Ora noi stiamo giocando veramente, però già abbiamo visto che una corda si è già formata. Ora questa corda in realtà è già perfettamente utilizzabile, perché se io vado a metterla sotto trazione la corda non si rompe. Tutti questi fili che tendono ad uscire vanno bruciati, passati su una leggera fiamma, evitando di bruciare la corda, e ovviamente rimarrà la corda pura, la corda proprio pulita. Molto importante è che più o meno la direzione dell'intreccio segua all'incirca 45 gradi, non stiamo col goniometro, ma all'incirca deve seguire un angolo di 45 gradi. Ora mettiamo questa momentaneamente da parte, vi faccio vedere una corda che ho fatto ieri, eccola qua. Questa l'ho fatta guardando qualche video su YouTube, così molto velocemente, perdendo tempo, e ci ho messo circa 20 minuti. Questa è molto resistente, anche tirando con forza non si rovina. Ora, nel momento in cui noi dobbiamo chiudere la corda, se noi la lasciamo libera, la corda tende comunque a non aprirsi di nuovo. Però potrebbe perdere mano a mano gli avvolgimenti. Come facciamo ad evitare tutto questo? Facciamo un semplice nodo, o un nodo semplice, come volete. Fate il gioco di parole. E si va a serrare. La corda è perfettamente serrata, non si scioglie più ed è pronta per essere utilizzata. Per quale motivo questo tipo di corde viene utilizzato? Se per esempio ci si rompe una cinta, se per esempio ci si rompe un gancio della faretra, se per esempio ci si rompe la corda della sega a telaio, magari stiamo lavorando, siamo in viaggio, siamo al lavoro, ci si rompe questo tipo di corda, non abbiamo altre corde, magari chi fa le corde è lontano, o magari non c'è, sta facendo altre cose, abbiamo l'opportunità di lavorare dei materiali e rifare la nostra corda. E si può utilizzare per esempio della pelle, si possono utilizzare i tendini, si può utilizzare dell'ortica, si può utilizzare il lino, si possono utilizzare veramente mille materiali. Con i tendini, ad esempio, la metodica è la stessa. Di solito non si utilizzavano i tendini per fare questo tipo di lavori, essendo un materiale molto nobile e molto raro da reperire. È difficile da reperire oggi, era difficile da reperire in passato, perché non era poi così semplice reperire questi materiali, al contrario di come si pensa. Qui abbiamo lo stesso problema, che i capi stanno finendo e si fa la stessa maniera. Si va a sovrapporre, lasciando anche un pezzettino dall'altra parte, così, e si continua a torcere. Andando avanti, ovviamente più prendiamo tendini più la corda diventa grande, però insomma, come potete vedere, la corda già è semiformata, prende comunque, ha già preso forma, voglio dire. E penso che per questo video abbiamo detto tutto. Penso di sì. Possiamo salutarvi. Grazie a tutti per la visione. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.